Onorevole Fedriga, proposte quelle della Lega sul lavoro che sono incentrate molto sulla riduzione delle tasse ma anche su un intervento sui contratti. Lei ha parlato di flex security, un po' sulla sorta del modello danese. Se noi vogliamo una flex security interna, ovvero la possibilità in cambio del contratto stabile per il lavoratore, per il datore di lavoro di poter utilizzare la risorsa umana nel migliore dei modi rispetto alle esigenze produttive che ha la stessa azienda, ovvero poter cambiare le mansioni, poter cambiare gli orari di lavoro. Questo significa dare la possibilità all'azienda di essere dinamica e al contempo, come ricordava, anche di abbattere i costi, perché noi prevediamo anno per anno una riduzione dei contributi ed anche una diminuzione del 50% dell'IRPEF. Dice che il nostro mercato del lavoro è fatto ancora di troppi contratti, serve ridurle ed è un mercato del lavoro un po' troppo frammentato. Lei cosa ne pensa? Beh, se ci sono dei contratti in più è giusto eliminarli, è altrettanto vero che esistono determinate categorie di lavoro nel privato che hanno peculiarità per le quali si erano creati gli stessi contratti. Noi non vogliamo togliere possibilità, ma darne una nuova affinché imprese e lavoratori possano usufruirne. Questo vorrebbe dire anche rilanciare il mercato interno. Avere più persone che lavorano significa avere più consumi, vuol dire avere aziende che producono di più e vuol dire anche avere maggiori entrate per lo Stato. Quindi sarebbe un circolo virtuoso che andrebbe a sanare situazioni di estrema emergenza sociale e al contempo a dare risorse allo Stato per dare servizi ai cittadini. Qual è la differenza fondamentale tra le proposte che avete presentato voi oggi e il Job Act proposto invece da Renzi? Ce ne sono più di una. La prima, che il Job Act di Renzi per adesso sono solo una serie di titoli, noi invece siamo andati molto nel concreto e abbiamo detto chiaramente quello che vogliamo punto per punto. In secondo luogo, almeno da questi pochi titoli che ho letto, il Job Act di Renzi punta a sussidi per tutti, vuol dire spesa improduttiva. Noi invece vogliamo puntare sulla produttività del Paese, rilanciare l'economia del Paese e dare un futuro certo ai nostri cittadini garantendogli un lavoro, non un sussidio. E questo ci differenzia e ci auguriamo che, visto che il segretario del PD ha chiesto dei contributi, che abbia l'umiltà di dire forse abbiamo sbagliato facendo queste proposte, accogliamo l'idea della Lega.